Cominciamo. Oggi è un giorno dopo quello della Madonna. E la vero... Madonna! Ecco, allora, fai vedere, perché pochi sanno con chi abbiamo a che fare. Anubis. Quelli sono gli uomini lupo, i Berserkir, da cui è nato il termine di licantropo, dell'uomo lupo. Lupus licantropo. Appunto al lupo, la favola di Cappuccetto Rosso. Ma tutte queste il lupo mannaro. Al lupo. Il lupo mannaro. Il lupo mannaro. Tutte queste cose attribuite al lupo, in realtà, se uno non le sa, non le viene a sapere, non può capire come mai, no? Veniva sistematicamente drammatizzata la figura del lupo. Noi abbiamo sempre... E poverino, non c'entra niente. Appunto, noi abbiamo sempre pensato che la paura del lupo era una paura correlata all'esistenza dei lupi che si mangiavano le i bambini nelle foreste. No, sono gli uomini che, travestitesi con le pelli di lupo, ucciso, poi massacravano la gente perché arrivava terrorizzando la gente stessa. Perché ho fatto questo esempio? Perché per me è un esempio fondamentale. Il sistema del terrore e le conseguenti operazioni, perché cosa significa il lupo? Significa che tu la prima operazione che fai, quando fai un'operazione bellica nei confronti del nemico, lo devi spaventare, lo devi terrorizzare. Il primo passo è il terrore. Perché quando il nemico squaglia, se la squaglia, tu vinci... L'arma segreta. Esattamente. La tu, spada d'acciaio. La Madonna, la spada fulminante, la spada che brilla, no? Che la spada de San Geremia, de, come cazzo si chiamava, quell'angelo che fiammeggiante, con la spada fiammeggiante, uccideva i cattivi in cima a Castel Sant'Angelo, o sbaglio? A tanto è vero che c'è ancora lì la statua, vuol dire che gli andava giù sto angelone con queste ali stratosferiche. E che avete queste sono queste. Allora, quando ti spaventano che c'è l'inferno, quando ti spaventano che c'è, no, il peccato originale, ma tu sei il peccato, ti devi perdonare. Il debito originale. Io ti faccio perdonare, ci penso io, dammi un po' di soldi, ti faccio da mediatore. Perché il popolo italiano è un popolo naturalmente di mediatori? Tu devi fare una pratica burocratica. Il burocrate ti crea una marea di problemi, fin tanto che tu non ti rivolgi al mediatore, paghi una tangente. Ma la mentalità è la stessa, la mentalità è quella del prete. No, dovevo fare una pratica all'INPS, mi è arrivata una comunicazione. Sono andato all'INPS, alla sede dell'INPS, mi hanno detto no, non la puoi fare con noi, devi andare al CAF. Appunto, la vita è quella dei mediatori. Allora, il responsabile dell'ente non fa un cazzo, sta lì tutto il giorno a non far niente. Poi c'è il pullulare dei mediatori, ma non sono solo quelli. E perché non ci sono i mediatori nella fornitura delle femmine? E non ci sono i ruffiani? E questo non è un paese che al governo ha solo mezzani e ruffiani? E chi è, secondo voi, che ha riempito questo pseudo parlamento di femminazze apparentemente belle, ben vestite, no? Ben truccate o quant'altro? Trussardi, Valentino, Dolce Gabbana, come minimo. E il più gran ruffiano di tutti chi è? Valentino? No, il più gran ruffiano, no, quelli fanno il loro lavoro. La femmina deve essere sempre bella, anche se ha 150 anni, deve uscire fuori bellissima, no? E il grande ruffiano è che è quello che ha creato e che ha inventato il governo Renzi, ad esempio, che noi possiamo vedere donnacole da quattro soldi, che invece risultano bellissime, ecco qui. Ecco. Promotrici di leggi. Sì, promotrici di sta minchia, eccole qua, potete vedere. Allora, tutte in Corte Costituzionale dichiarate nulle. Esatto, anche il Consiglio di Stato boccia la riforma Madia. Il parere dei giudici amministrativi è di ottobre, ma la notizia è stata tenuta nascosta.
l'accusa, la solita assoluta carenza dell'attività di consultazione e di confronto. Perché è bello, nel paese dei mediatori manca però il la mediazione. Manca il consulto. Cioè, ti vuoi rivolgere a una persona competente per sapere la sua opinione? Non al mediatore. Il mediatore non è una persona competente. Il mediatore è il giornalista, che non sa un cazzo di niente. Magari forse sono il giornalista. Non sa un cazzo di niente. Vabbè, fa la sua professione. Concordi che non sa un cazzo di niente? Ma su questo i cosiddetti grandi giornalisti. Lo sappiamo perfettamente. Sanno scrivere soltanto bene. E l'informazione è molto relativa. Però il vero mediatore, dice se penso io, ti accomodo di qua, di là ti presento quello, quell'altro che ti nasconde la pratica, ed è il giudice che invece di portare subito in causa una pratica te lo tiene lì in caldo sotto le altre pratiche, fin tanto che capito, no, tu non ti stanchi. Questa è la funzione del mediatore. Qui abbiamo un altro articolo: le toghe congelano la legge Renzi sulle popolari. Non solo. Ne hanno azzeccata una. Non solo, cioè, hanno emesso in 1000 giorni una marea di cazzate legislative, esatto, una più oscena dell'altra. Certo. Che per fortuna qualche volta, quando è stata portata di fronte a un tribunale adeguato, è stata sputtanata come deve essere. Ma una cosa del genere non andava manco pensata, perché una mente mediamente intelligente e acculturata in materia, ma pure non acculturata, perché ci sono frotte, schiere, trappelli, dei consulenti a disposizione pagati e strapagati, cazzo di Buddha, ma fatti insegnare e educare da loro, no? Ma guarda, quella delle popolari è una cosa incredibile. Non fossero questa branca di cialtroni. Sta succedendo una cosa, che alcune popolari, adesso io leggo una parte, perché veramente... No, ma il bello è che adesso hanno arrecato, e la Corte dei Conti, dove cazzo sta? Che ogni volta che succede queste cose loro dovrebbero verificare anticipatamente, prima dell'entrata in vigore della legge, no? Come adesso la legge Madia aveva come corollario tutta una serie di circolari ministeriali che adesso devono portare correzione ai danni che hanno portato. È naturale. Una cosa oscena. Sì, una cosa incredibile. È, diciamo, supplettivamente oscena. È una cosa incredibile. Come quella della legge cui abbiamo fatto fortunatamente noi pochi che ne siamo venuti a conoscenza, abbiamo fatto la richiesta all'INPS di essere reintegrati sui soldi che ci hanno fregato negli ultimi 2-3 anni. La riforma Fornero. Hai capito? E allora che cazzo, gli altri non lo sanno, per cui questi hanno guadagnato un sacco di soldi, perché la scadenza è il 31 dicembre. Io la domanda all'INPS ufficialmente l'ho inoltrata questa mattina, tanto per dirlo, e grazie ad un amico magistrato il quale mi ha informato, se no chi lo sapeva, chi ne veniva a conoscenza, grazie a Dio. Però l'informazione la potremmo mettere su Abba Mediterranea, sì. Sì. Mi passi la adesso ti passo subito il documento, ce l'ho qui. Okay. Fortunatamente dobbiamo dire che io ho un commercialista molto bravo, e quando sono andato a dirgli questa cosa, stasera? Sì, che sono andato io stasera. Esattamente. Quando gli ho detto queste cose, ha tirato fuori subito la lettera pronta, compila sta lettera, spediscila. Non solo, dice, e se non pagano facciamo una causa collettiva. Adesso tutti quelli che vengono qui e che... Class action! Esattamente, no, class action no, ma collettiva sì, una diecina ci saranno sicuramente, qui anche di più, l'avvocato del commercialista farà la pratica a nome di tutte queste persone. Ecco, così si fa, no? Allora, quello delle popolari però è una cosa incredibile, sicuramente queste cose in televisione non ve le dicono, perché vi devono dire quanto sono lunghi i peli del culo, non dirlo, eh. Della Madia. Sì, non dirlo, perché c'ha, capito? Sono come l'uomo lupo, non si capisce se, eccolo qui, no? Questi sono gli uomini lupo. Licantropus. Sì, non si capisce bene se lei è una, capito, una donna lupo oppure un lupo autentico. In ogni caso, vedi, una lupa, la bella è una lupa, esattamente, una una lupa da lupanare, ancora meglio, eccola qui, comunque figlia e anche madre. Allora, ritorniamo a questa cosa che è bellissima,
perché pochi lo sanno, questa delle sulle popolari. Dunque, leggiamo, ancora Tedeschini spiega la posta in gioco. La vittoria di oggi è storica. Era importante portare il Consiglio di Stato a sollevare la questione di incostituzionalità della riforma, perché ci sono violazioni palesi non solo della nostra Carta, ma anche delle norme CEDU, cioè Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, a cui noi abitualmente facciamo riferimento, e del principio di affidamento, in base al quale se io investo i miei soldi in una banca popolare, li consegno a una società dove non c'è distinzione tra proprietà e gestione. Esattamente. Quindi, il fatto che tu, mascalzone delinquente, figlio di puttana, sei andato a interferire e senza colpo ferire, senza di niente... Figli pute. Sette. Capito? Per la trasformazione di una banca di questo tipo, laddove sono banche in cui esiste una sostanziale differenza data proprio dalla loro costituzione, no? E tu la pigli e la cambi in società per azioni. Ma state a vedere quello che dici. La trasformazione delle popolari era una rivoluzione auspicata da Mario Draghi. Ma va! Ma guarda, ce lo deve dire. Presidente della BCE, dalle principali banche d'affari anglo-americane, e da Davide Serra, il finanziere del fondo Algebris, legatissimo al Premier. Ma guarda che c'è il fondo del bucio di culo del Premier, dell'ex Premier. Totalmente favorevole, si era detto anche, ma vedi un po', Giovanni Bazzoli, padre nobile di Intesa San Paolo. Ecco dov'è l'operazione. Ma adesso ormai queste cose, oddio, circolano qui, Qui è un giornale che sappiamo che è un giornale di denuncia, è La Verità. Vi consiglio, cari amici, di leggere La Verità, dove le notizie le trovate sempre. Ma non è la prima cosa che voglio farvi vedere, perché ce ne sono alcune altre veramente interessanti. Questo invece è di ieri, è il Fatto Quotidiano, giovedì 8 dicembre 2016. Quello sconto all'impresa che ora va ai Renzi Boys. Quello sconto all'impresa che ora va ai Renzi Boys, non so se si vede bene, Riccardo, qui si legge. Si vede. Operazione a perdere, attenzione, Leonardo Finmeccanica ha venduto per 100.000 euro un'azienda redditizia ad ADS, di cui vicepresidente è Chicco Testa, senza considerare un'offerta da 700.000 euro. Aveva avuto un'offerta da 700.000 euro. L'ha venduta per 100.000 euro in un'azienda in cui c'è questo testa di cazzo di Chicco Testa. Che sappiamo chi è. Esattamente. Uomo testa d'uovo, yes man, della grande burocrazia degli enti di Stato. Esattamente. Non solo, ma yes man, laddove quel posizionamento che lui a suo tempo ebbe, era un posizionamento legato a quella solita cricca, no, di pseudo-rivoluzionari sessantottini, perché lui è il classico sessantottina. Pure se postumo. Vabbè, mica tanto, faceva parte di quel giro lì. Quindi lo ripetiamo, è una cosa molto importante, e riguarda... Dunque, non posso leggere tutto, leggo alcuni titoli. Obiettivo Vitro Ciset, con D'Agostino già socio di Papà Tiziano. Bisogna dire che chi è la Vitro Ciset e che cosa è la Vitro Ciset. Sai? No. Lo dico io. Allora, è una delle società di copertura dei servizi segreti. Ah, bene. È chiaro? Bello. Che si occupa di varie, diciamo, specializzazioni di tecnologia avanzata, come la telematica. Lo dice qui comunque. Ah, lo dice, ok. Allora, obiettivo Vitro Ciset, con D'Agostino, già socio di Papà Tiziano. Oh, ma che strano, oh, ma che strane coincidenze. Il Papà Tiziano, e allora non è che vendeva soltanto i giornali, non era solo un distributore di giornali. No.
puntano al controllo delle reti delle polizie. Puntano al controllo delle reti delle polizie. Ecco qua. Allora, ecco, io ve lo ho conosciuto il fondatore di Vitrocise, era mio cliente. Chi è? Chi era? Non lo dico, non so allora, dire, meglio non dirlo. Non lo diciamo. Proseguiamo. Un'altra notizia piuttosto interessante. Quello che ho detto sarà importante, sì. La Madonna, l'abbiamo confermato perché c'era scritto lì. Presidenziali francesi. Fillon si è travestito da Fini per provare a battere Le Pen. Guardate che questa è una frase bellissima. Che dimostra qual è stato veramente il ruolo di Gianfranco. È grandignolesca. Sì. Qual è stato obiettivamente il ruolo di Gianfranco Fini, creatura, un testo di cazzo primordiale, super concentrato, creatura del noto attore Giorgio Almirante, figlio di attore lui stesso, per affondare definitivamente la destra, le istanze, doveva fare la priporta al tycoon Berlusca, eccolo qua. Quindi, ripetiamolo, lo dico anche adesso, Fillon è stato eletto con lo scopo di mettere i bastioni fra le ruote alla Le Pen, eccolo qui. Marion Le Pen. È chiaro? Eccola qua. Ma proseguiamo, siamo appena all'inizio. Questo è la verità di oggi, perché la verità di oggi porta un'informazione che a noi piace molto, e l'informazione ci viene niente meno da un personaggio molto, molto qualificato, e lo facciamo vedere qui, molto, molto qualificato. Questo è uno degli articoli più interessanti dell'altro, ed è questo. È un articolo, guardate che la verità sta portando dentro una marea di giornalisti di rango, i quali obiettivamente dicono quello che devono dire. Quello che sono stati costretti a tenersi dentro negli ultimi 3-4 anni, sì, in particolare. Soprattutto poi quando sono andati in pensione. L'autore è tale Antonello Piroso, che io non conosco, e il titolo è L'uomo che sussurra ai potenti. Eccolo, L'uomo che sussurra ai potenti. Speriamo che si possa vedere. In ogni caso, lo leggo. L'intervista Luigi Bisignani. È un nome e un programma. Voi, cari amici, sapete perfettamente chi è. Se non lo sapete, peggio per voi. Chi è stato, soprattutto, Luigi Bisignani. Domanda: che faceva Cantone da Obama con Renzi? Il lobbista più famoso d'Italia, cioè Bisignani, che io ho conosciuto veramente molto indirettamente, ma per ragioni abitative. E il lobbista più famoso d'Italia spiega a modo suo il crollo del governo e anticipa il futuro politico che ci potrebbe capitare. Oltre al ruolo del commissario anticorruzione, a cena da Obama assieme a Renzi, gli strani rapporti 5 Stelle Lega e i contatti di Grillo con gli USA, come di Pietro. Caro compagno di scuola di Pietro. Eccolo qua, va bene? Ecco, allora questo però mi deve permettere di fare una serie di considerazioni. Il fatto che noi conosciamo, che esistano dei rapporti di conoscenza e di amicizia, che non è detto che devono essere per forza sistematicamente, no? D'affari. O d'affari o di strane coincidenze. D'altronde anche la Pompidou aveva dei rapporti, o sbaglio? Sessuali. Sessuali, ma che ne sai? Che durante... Con il minimo sessuale. Sì, vabbè, posto che quello ce la facesse. Vabbè. Lui, vabbè. Anche perché... Lei lo aiutava, sicuramente. Sì, lei cercava di aiutarlo, ma siccome dicono che era completamente sdentata, allora già quello ce la faceva poco. In più questa, Caida,
così completamente sdentata, francamente, guarda, sarebbe stato meglio, no? Forse la Madame Pompidou era la madrina di quel Presidente della Repubblica, e vedi caso si è chiamato anche lui Pompidou, no? Vabbè, allora, il fatto che esistano questi contatti non è detto che debbano essere per forza truffaldini, no? Se lui, Beppe Grillo, ha dei rapporti con gli americani, io lo trovo perfettamente logico. Il problema è vedere, no? Perché c'ha questi rapporti? A che cosa porta? A che titolo? Noi sappiamo, ad esempio, che Di Pietro è intervenuto su ordine di loro signori e ha fatto quello che ha fatto su ordine di loro signori. Noi l'abbiamo sempre su ordine di loro signori. Esattamente. Quindi noi queste cose le abbiamo ipotizzate quando abbiamo visto le sceneggiate televisive del personaggio, e quindi la questione era abbastanza semplice, anche perché il personaggio si è inventato per conto suo, è stato inventato da altri, è apparso così, no? Come un fungo che cresce rapidissimamente nella foresta dei sette nani, o sbaglio? Allora, però in questo caso degli elfi, degli elfi. Elfi, belfi, e quanto vuoi. O cose, come si chiamavano quelli di colore blu? Quelli bolfi, no. Ho capito, i puffi. I puffi, i bolfi. Ce ne stanno quello che vuoi. I puffi. I coglioni, ce ne stanno quante tre pare. Memole, mamma mio. Parà. Allora, qui invece la situazione è abbastanza diversa. È chiaro che il Movimento 5 Stelle è una forza. Noi staremo a vedere. Io quello che propongo però è che queste cose, queste notizie di avvenuti contatti e rapporti anche abbastanza amicali fra queste forze in gioco non devono creare il meccanismo psicologico terroristico, no, come la massoneria, poi certo. Oggi è uscito fuori una storia relativa alla massoneria. Il monstrum. Sì, esatto, la rivoluzione francese e la massoneria. E io che non lo sappiamo da sempre. No, non solo, ma io mi sono affrettato a dire che... Ma è normale che ci siano convergenze, contingenze, contatti. Ma erano massoni, contatti. Erano massoni i giacobini. Certo. Lo erano i girondini, lo erano gli ebertisti, lo erano i dantonisti e lo era la classe dirigente aristocratica che questi altri massoni hanno distrutto. Loro cosa c'entra la massoneria? Erano allora, le varie cordate della massoneria. Sono tutte operazioni, come abbiamo detto prima, di carattere terroristico, no? Per spaventare le persone e creare confusione. I rapporti politici sono multidirezionali. E fin tanto che non vedi il fatto concluso, hai sempre il diritto di mettere in dubbio qualcosa. Io penserò non solo di metterne in dubbio, ma anche di aspettare che le voci si siano fermate per poter dare un giudizio. Oltretutto, ma a parte questo, io penserò che ci siano degli accordi sotto banco quando il Movimento 5 Stelle non approfitterà della crisi del sistema provocata dal voto massiccio contro il governo Renzi. In quel momento io dovrò fare tutte le mie supposizioni, ma prima di quel momento... E anche le prese d'atto. È chiaro che a questo punto noi, che vogliamo fare politica realmente, dobbiamo conoscere tutti gli aspetti segreti, il maggior numero di aspetti segreti, ben sapendo che con tutto che stiamo con le orecchie aperte il massimo che possiamo conoscere è il 10%, il 5%. I rapporti veri tra chi conta obiettivamente, ad esempio di recente siamo venuti a conoscenza dei buoni uffizi che ha esercitato un certo personaggio che è morto di recente per un tumore al cervello, forse gli funzionava talmente tanto sto cervello che è uscito fuori un tumoraccio ed è morto. E questo aveva una marea di rapporti che noi potremmo anche dire non molto limpidi, diciamo così, non molto puliti.
sta di fatto che comunque che ce l'aveva. Se un personaggio deve entrare pesantemente in una situazione così complicata come quella nazionale italiana, dove le forze in gioco sono migliaia e sono tutte autentiche, non quando... solo italiane ma mondiali. Sì, però quando noi parliamo di, ad esempio, di superfetazione della grande finanza internazionale, oh, momento, le forze che sono legate alla grande finanza internazionale sono forze che sono alla pari con quelle della mafia, che sono alla pari con quelle della Camorra. Ma le forze internazionali comprendono anche una massima parte di forze nazionali che sono internazionali. È naturale. Quindi come possiamo dire, fermarci solo a dire Rothschild? No, bisogna dire una cosa. Allora, nel 1823, oddio, adesso il Papa che emanò questa bolla non me lo ricordo più. 1823? Sì. Non mi dice niente. Era un Papa banchiere. Che strano, stranissimo. Non mi riesco a ricordare se era Aldo Brandini, qualcosa del genere. Insomma, vabbè, un Papa. Tra banchieri, fra... Nel 1823... E mise, di quelli che loro lo sentono coi denti. Sì, e mise una bolla per cui dette l'incarico ai Rothschild di fare da gestori del tesoro del Vaticano e di tutta la finanza vaticana a Rothschild, appunto, i quali Rothschild da allora hanno cominciato a agire all'ingrosso e diciamo immediatamente dopo c'è stata la riconquista da parte dei gesuiti nei confronti del papato con la restaurazione e quindi da lì l'evoluzione e lo sviluppo del gesuitismo con tutti i suoi attentellati mondialisti attraverso il controllo, la gestione della creazione delle banche da lì fino a fine 1800 sono nate praticamente tutte le banche mondiali, non a caso, certamente, con diciamo, questa intenzionale volontà dei gesuiti. Quindi i gesuiti e i Rothschild sono stati sempre a braccetto e quindi il papato o una fazione precisa del papato ha preso una strada ben precisa di collaborazione. Perché se volevano campare dovevano cercare i soldi, certo. I soldi che gli dava. Certo. O lo facevano promettendo sempre dietro pagamento qualche posto in paradiso, no? Oppure i soldi gli venivano da qualche altra parte, no? Certo. Quindi ecco, quando uno mi dice ma c'è una collusione fra ebraismo ashkenazita, Kazaro e neocons, gesuiti, eccetera, cioè la massoneria, cioè dice un'ovvietà. È i neocons sono stati il tentativo di costoro, in un momento per loro particolarmente propizio, di impossessarsi di tutte le leve del potere degli Stati Uniti d'America. Hanno durato una trentina d'anni, non di più, perché poi c'è stata la reazione. Dall'85, 82-85. Ma è stata un'operazione che è fallita nella sostanza. Erano loro che, pensando, erano i teocons, ricordiamocelo bene, erano ex trotskisti, i quali però sono ancora vivi quasi tutti, no? Avevano lo scopo di dominare il mondo, hanno preso in mano la situazione e da comunisti ultra fanatici si sono trasformati in conservatori all'eccesso. Perché il progetto globalista dei teocons era appunto un progetto ultraconservatore, che poi però in realtà ha urtato contro le resistenze popolari. Un'altra cosa che voglio dire... L'ultima l'altro ieri, esattamente, ricordiamolo. Esattamente. Non è casuale, cioè no. Questa lotta che noi abbiamo voluto all'ultimo sangue contro la realizzazione di quel progetto folle di Renzi era proprio la resistenza a questo dominio mondiale attraverso la delegiferazione e la delegittimazione dei diritti del cittadino oltre e delle istituzioni dello Stato. Io volevo aggiungere una cosa, quando sento delle persone che mi dicono che Cavour era manovrato da Rothschild, nessuno dice di faccio, no, mi faccio la grande risata, giusto. Perché i gesuiti non erano manovrati e non era una manovra. Ma è una manovra bidirezionale, quindi non è una manovra. E per concludere facciamo vedere questo numero dell'Osservatore Romano, eccolo qui,
è di giovedì 20 ottobre 2016, eccolo qui, il Papa ha fatto delle importantissime dichiarazioni. Che dichiarazioni ha fatto il Papa? La settimana prossima vado in vacanza a Rocca di Papa. Sì, sì. No, ma lì c'è sta Benedetto, se Benedetto lo accetta lì, no? Capito? Cibo e acqua, diritti universali. Ma madonna, guarda un po'. Ma guarda un po'. Ma ci voleva lui. Porca madrasca, ragazzi. Ma no, il bello che lo dice, ma come sua abitudine non lo fa, no? No? Che ci sia, ciascuno lo dice, dove sia nessuno lo sa. Perché in effetti non mi risulta che il Papa abbia fatto nulla per garantire fino ad oggi, no? Cibo e acqua, soprattutto universale. Tant'è vero che oggi qui in Italia, nella, come dire, nella terra solatia, dolce paese, nel quale regna felice, appunto, felice paese, dove regna appunto il grande impero papale, papista, Pipino, quello che vuoi, e in questa situazione il popolo italiano si era espresso a grande maggioranza per l'acqua pubblica e questi l'hanno no, allora bisogna far rilevare questo scenario, diciamo, variegato che abbiamo diciamo così lampeggiato qua e là, no? Ma va evidenziato, proprio sottolineato un fatto che alcuni hanno notato quando hanno studiato quel periodo storico, altri molto meno. E va detto, a proposito delle lotte fra fazioni di potere, tutte diciamo conflittuali l'una con l'altra e possibili alleate l'una dell'altra, va ricordato come fece Carlo Magno per eleggersi nell'800 d.C. a Roma, e fece esattamente la stessa cosa che fece Napoleone I quando si strappò con mano lesta, bravo, seguì la lettera, la corona dalle mani di quel coglionazzo e si è autoproclamato imperatore, sia Carlo Magno e sia Napoleone, e non Dio a caso, come diceva quello, Dio me l'ha data e guai a chi la tocca, certo, giusto? Allora, dice, la corona, sì, chiaro. Quindi questo a chiarire un aspetto veramente emblematico, ma profondamente emblematico, perché questo gesto che apparentemente molti non hanno neppure interpretato come un gesto intenzionale, è comunque portatore di una marea di concetti e di valori, di considerazioni, di rispettive posizioni sia diciamo di collocazione logistica che di collocazione potenziale, no? L'impero non ha bisogno di niente, non c'è bisogno di l'impero vero. Oh. E se l'imperatore è uno, no, anche perché l'imperatore è il pontefice, ma non ce lo scordiamo mai. Dopodiché l'ultima cosa, questa va letta, questa è una bellissima rivista di cui consigliamo sempre, Storia in Rete, eccola qua, cari neoborbonici, nel 1861 il regno di Napoli era già morto, lo sappiamo perfettamente. Ecco, era stato già dichiarato tutto morto. Sì, tutta la mitologia neoborbonica. I borboni sono bravi, buoni, competenti, capaci. E soprattutto non sono massoni, no? E allora i borboni facevano parte di una dinastia mondialista, lo vogliamo capire o no? Mondialista e stramassonica. Quindi tutte queste cazzate che questi ci raccontano, Garibaldi era massone, perché gli altri no? Perché voi credete che sia un fatto strano che l'ha fatto vedere in quel bellissimo film che fu fatto, intitolato Viva l'Italia, Viva Garibaldi, da un grande regista, dove si vede, sì, mi pare degli anni 65-70, sì, dove si vede questi... Gregoretti, no? No, che Gregoretti, non è l'altezza situazione. No, poteva essere anche, sai chi, cosa? Quello delle cinque giornate,
No, che poteva essere... Quello del giorno della civetta? No. Poteva essere... No, un altro Garibaldi l'ha fatto lui. No, Blasetti, vabbè, un altro no. Quello che ha fatto Roma Città Aperta, come si chiama? Rossellini. Rossellini ha fatto una spedizione dei mille. Sì. E poteva essere lui. In ogni caso, si vede benissimo, c'è quella bella scena dove alcuni garibaldini stavano lì in una bettola e arriva un ex generale dell'esercito borbonico che aveva semplicemente cambiato la divisa ed era ugualmente di nuovo generale. Sì, ma è stato fatto subito dopo, questo accordo è stato fatto subito dopo. Ma subito? Anzi, era una delle clausole di resa di Gaeta. Esattamente. Poi li hanno conservato il grado, no? E le prebende. Perché? Perché erano massoni anche loro. Quindi tutte ste cazzate, noi non le vogliamo più sentire. Ecco, va bene? Non ce le dite più. Ma d'altra parte, scusa, ma come si fa a conquistare un regno con 300 morti? Se non sono d'accordo le istituzioni dello Tant'è Stato. Tant'è vero che il famoso scrittore Alianello, che aveva appunto scritto un bellissimo romanzo, L'Alfiere, che ci hanno fatto anche un film, e appunto tratta appunto di uno che era un alfiere, cioè un tenente, il quale non si è mai arreso, ma lui non si è arreso, gli altri erano tutti d'accordo. Allora, però da questo libro, da cui è stato tratto anche un film che è stato presentato in televisione, me lo ricordo benissimo, negli anni 50, 54, 55, questo film nella sostanza è vero e contemporaneamente falso. È vero perché ci sono stati degli eroi che veramente hanno creduto fino in fondo e hanno combattuto fino in fondo. Ma tipo il generale Orghe, no? Sì. Quello è un'altra cosa. Come quello aveva faceva la resistenza sulle montagne abruzzesi. Quello aveva comandato alcune operazioni di brigantaggio. Sì. Si chiamava Borges. Esbocé. Fu catturato, ma poi era stato mandato alla Spagna. Sì, lo so. E fu catturato e fu fucilato. Immediatamente senza processo. In Abruzzo? Ma alle porte di Roma. No, era in Abruzzo. Lui ha fatto la guerriglia in Abruzzo. No, era in Abruzzo dove l'hanno fucilato. Adesso non mi viene in mente. Un posto conosciuto. Io sapevo che era stato nelle parti così della... No, era a confine dello Stato del... Dello Stato verso Pescara, quella zona là dello Stato Pontificio. Stato Pontificio. Dopodiché abbiamo detto tutto, ricordiamoci appunto che noi, se vogliamo fare politica, non possiamo essere vittima dei miti che poi sono miti sostanzialmente falsi casuli, miti, come tutti i miti falsi. Sono falsi. Esattamente. E noi siamo per le persone e i coglioni, quindi quando uno mi dice che io sono per Garibaldi, sì, sono per Garibaldi. Se non c'era Garibaldi non saremmo... Allora, no, anche quando, perché Garibaldi quando arrivava, vedeva che erano dei preti che facevano così un po'... Ah, lui era incazzato nero, Lo pigliava e li fucilava. Lui era incazzato nero. E viva Dio, Una gran qualità che ci aveva Garibaldi, che è da sola può diciamo, superare qualunque obiezione. Il personaggio non scherzava, eccolo qui. Sarà stato pure un ladro dei cavalli. Non l'ha fatto il ladro di cavalli, nessuno lo disconosce, ma che cazzo, ne vorrei tanti dei ladri di cavalli come quelli. Ma anche io non rubo mai i cavalli, te rubo sotto casa, te rubo l'automobile, viva Dio che lui rubava i cavalli per la sua cavalleria, per fare la guerra rivoluzionaria. Ne vorrei 100 dei cavalli, dei cavalli come quelli. Appunto. Magari averli. Dopodiché, cari amici, anche per stasera vi lasciamo ai vostri destini e alle vostre trasmissioni televisive. Pace, no, bene? No. Non andate a seguire Carosello e tutto quello che ne è seguito poi successivamente, perché è tutta mistificazione. Cominciamo a andare sulle cose concrete. Noi viviamo in epoche, da che esiste la storia, in cui i rivolgimenti avvengono su una sinusoide che va da un picco massimo a un picco minimo, e passando per la linea dello zero. Ecco, noi dobbiamo sempre pensare che l'alternanza è una vicenda consolidata nella storia.
è un modo di essere reale. Quindi quando uno si fa prendere dalla moda o dalle monotonie, cioè nel senso di una vita monotona, diventa diciamo una sclerosi mentale, diventa proprio una stasi, no? Una morte mentale. E allora occorre invece pensare flessibilmente che esiste un'alternanza e che quindi la gente e tutti noi dobbiamo seguire un pensiero non monolitico e inaccessibile, e inossidabile, immutabile, ma quella giusta gradualità di plasmabilità che dobbiamo avere tutti nella considerazione, ad esempio, dei concetti delle appartenenze, delle provenienze, eccetera, ma contemperato in tutti questi altri aspetti che abbiamo messo in evidenza in quest'ultima intervista, attuale, o anche in tutte le altre che abbiamo effettuato nel corso di questi anni, cioè avere quella mentalità di percezione del divenire della storia che non è immutevole, ma è viceversa invece cangiante, ecco, continuamente itinerante. Ragazzi, fatevi uomini lupo e vincerete, ricordatelo, uomini lupo. Una volta si diceva figlio della lupa. Sì. Noi diciamo adesso fatevi uomini lupo. Quelli, quelli che andavano in giro col fuciletto col sughero. Te lo ricordi? No. Io ce l'avevo. Il fuciletto di sughero. Io ce l'avevo col tappo di sughero. Che aveva proprio il proiettile di legno. Ah. Era una pallottola. La cosa era proprio uguale, no? E pum, c'era un piccolo come si chiama? No, otturatore, porca miseria, vabbè. Grilletto? No, sì, no, era identico, preciso a un 91. Massa. Era un 91. Beh, solo quello andava, il 91. Sì. E vabbè, un giocattolo da bambini, solo che l'impugnatura era di legno. E poi c'era una piccola spinta, non mi ricordo più se è un mollo che sia, ma e partiva, il proiettile era uguale ai proiettili. C'erano le figurine dei Balilla con questo cazzo di fucile 3091, me lo ricordo ancora. E come no, c'era. E c'aveva il proiettile, era di legno dipinto di rosso. Ma questo non lo sapevo, io mi ricordavo il proiettile di sughero, che andava messo sulla canna. Quello è l'altro, quello era che c'aveva. Quello col sughero, col filo. C'aveva il filo, sì, che serviva per giocare, a uno gli sparava in vicinanza e gli dava la botta. Certo. Dopodiché, cari amici, siate tutti non figli della lupa. Sapete che poi la lupa vuol dire lupanare, ormai sono non figli della lupa, che però sareste considerati parenti di Renzi. Trasformatevi veramente in uomo lupo. Sempre. Solo. Sempre. Chiudo, Sì.